Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Questo nuovo video, oggi domenica. Domenica e ovviamente piove. Ragazzi, ha ricominciato a piovere dopo mesi. E diciamo che ho in mente una cosa. Infatti adesso andrò al brico. Al brico e vi farò vedere cosa prendo. Adesso andiamo. Eccoci, devo dire che fa freddo ragazzi. Fa freddo, ma entriamo al brico. I fatti, ok ragazzi, acquisti fatti. Oggi si pittura, si dipinge, si pittura una parete. Ma poi vedrete, vedrete ragazzi. Ok ragazzi, inizio a pulire l'area di lavoro, a sistemare tutto, a profilare, a fare, a disfare, diciamo. Sistemo questa parete ragazzi, inizio a sistemare questa, così la profilo con la scotch di carta, con lo scotch di carta ragazzi, così da evitare, poi pulisco un attimo un po' dove c'è un po' più sporco e poi si parte col pitturare. Ovviamente prima ragazzi ne devo andare a cambiare, perché così se no mi sporco tutto. Però inizio a profilare così, tac, con la carta. Ok, si profila tutto. Guardate, prendo già anche uno straccio ragazzi, non osservate il momento di lavoro perché io non sono un professionista, facciamo così un po' la buona, tanto non è che essere super professionale. Adesso sono parete, sì. Posso partire a pitturare questa vista, queste bande, ok, e parto da sopra facendo i profili. Ovviamente ragazzi non guardatemi perché non sono capace. Creato un po' una posizione, però bello bello. Prima mano andata, devo dire niente male, pensavo peggio, però il verde è anche abbastanza uniforme, è quello che volevo. Adesso parto con la seconda mano, che la faccio un po' più veloce della prima. Poi ragazzi vi farò vedere a cosa mi servirà questo verde, ma penso che chi fa un po' di video già riuscirà a capirla. Comunque pensavo peggio davvero, invece è un bel verde abbastanza uniforme.
Eccoci ragazzi, lavoro completato, adesso aspettiamo che asciuga e poi vi faccio vedere per cosa lo utilizzerò, ma penso che molti di voi magari ne hanno capito. Comunque già così direi che è un ottimo lavoretto. Adesso appunto devo ancora asciugare bene e vediamo dopo il risultato finale. Ovviamente ragazzi non stiamo a guardare i dettagli, perché se stiamo a guardare i dettagli sicuramente non è un lavoro super professionale. Io di solito sono abituato a dare il bianco, e il bianco è, diciamo, un po' più semplice, poi bianco su bianco è ancora più facile, però verde, diciamo, è la prima volta che do un colore diverso dal bianco, quindi boh, vediamo, diciamo che per non essere un professionista potrebbe andare bene, e vediamo, per voi sarà pochi secondi, per me sarà una giornata, vediamo se l'effetto sarà quello desiderato. A dopo. Eccoci ragazzi, lavoro finito, questa è la parete verde gris screen che vi ho fatto vedere, e lo userò ragazzi per fare queste cose. Cristo, cambiamo ancora? E qua ragazzi farò i prossimi video, tipo unboxing e tutto il resto, tutorial, qualche cosa, comunque la farò qua con questo green screen, tipo così, cambiamo lo sfondo, bar, così ci accogliamo. Tac, figata ragazzi, iscrivetevi al canale e vedrete presto qualcosa di nuovo con questo sfondo. Ciao ciao!